Disegna muovendo le mani nell'aria, creando virtualmente le sue opere. È l'artista digitale Anna Zijajeva ad aprire la seconda parte del Next Generation Fest, l'evento dedicato ai giovani organizzato al Teatro del Maggio Fiorentino dalla Regione Toscana. Ospite speciale della giornata, il mattatore televisivo Paolo Bonolis, che ha presentato i suoi 10 comandamenti, che in realtà sono 7 perché gli ultimi 3 li scriveranno i giovani. Consigli di vita tanto semplici quanto efficaci: sorridere al prossimo, essere felici, credere nei sogni e diffidare dalle illusioni, apprezzare la fatica, non desiderare cose che non servono e godere della diversità. E credo sia la cosa più bella che abbiamo a disposizione in questa vita, la diversità in tutto e per tutto. L'ho detto anche ai ragazzi, se non ci fosse la diversità sarebbe una rottura di scatole micidiale l'esistenza. È nella diversità che tutto diventa bello, nella diversità dei colori, dei suoni, di ciò che ci circonda, di ciò che siamo, delle lingue che parliamo, delle culture che esprimiamo, questa è la bellezza. Nel pomeriggio i giovani hanno parlato ai giovani, raccontando le loro esperienze a volte difficili per affrontare insieme le sfide e gli ostacoli che la vita mette davanti a ognuno di noi. Sul palco l'atleta Ambra Sabatini, medaglia d'oro alle Olimpiadi Paralimpiche nella corsa e nuovo record mondiale. La sua storia di coraggio ispira ogni giorno tantissimi giovani. La vittoria più grande per te? Beh, senz'altro Tokyo è stata una delle vittorie più grandi dal punto di vista della carriera, però insomma ritornare diciamo alla vita di tutti i giorni è già comunque una bellissima vittoria, riprovare quelle sensazioni di libertà mentre corro sono senz'altro le mie vittorie più grandi. È stato poi il turno di Ilaria Galbusera, capitana della nazionale italiana di pallavolo sorde, che ogni giorno cerca di sensibilizzare sui pregiudizi legati alla disabilità. Tu hai detto che tutti i giorni vivi il pregiudizio, come si sconfigge il pregiudizio? Allora, in verità sconfiggere e levare i pregiudizi è un lavoro molto lungo, fatto passo dopo passo si può arrivare a eliminarlo e beh come? Facendo formazione, sensibilizzazione, per esempio mettendo l'accessibilità e sottotitoli anche nella televisione, quindi piano piano si riuscirà a levare i pregiudizi, però capisco che è un lavoro molto lungo e ha bisogno della collaborazione di tutti. Infine Brian Signorini, peer educator che viaggia nelle scuole italiane per parlare di un tema quanto mai attuale, il bullismo. Come si sconfigge il bullismo? Come si aiuta chi è solo? Con la condivisione, sicuramente, stando vicino a tutte le persone che appunto possono subire questi atti, starli vicino, sì. Secondo me la vicinanza è l'aspetto fondamentale.